Notte brava a Cortina è terminata con una corsa all'ospedale Pieve di Cadore, la notte di festa di una sedicenne originaria della provincia di Lecce. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock per una presunta intossicazione da stupefacenti dopo una festa a base di alcol e droga. La minorenne non è in pericolo ed è stata segnalata alla competente prefettura come assuntrice di stupefacenti affidata ai genitori, anche loro presenti in zona per trascorrere le ferie. Insieme alla sedicenne, i carabinieri di Cortina d'Ampezzo hanno individuato altri 8 minori, la cui posizione è ora al vaglio dell'arma. Microcamera sul bancomat per rubare i PIN. È stato bloccato ieri lo sportello della banca Monte dei Paschi di Siena Gallipoli. Un malfunzionamento strano che ha spinto alcuni clienti a richiedere l'intervento del personale del commissariato di polizia del luogo in piena notte. Giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto sulla parte superiore della postazione un supporto in plastica contenente una microtelecamera utilizzata per catturare le immagini durante la digitazione dei PIN normalmente effettuata dagli utenti al momento del prelievo. Le forze dell'ordine consigliano di controllare l'andamento delle proprie uscite al fine di verificare l'effettuazione di operazioni indebite. Si ritroveranno questo pomeriggio al comunale di Squinzano i giallorossi per dare il via alla preparazione che li porterà alla gara di sabato sera contro il Parma Valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Alla ripresa lo staff sanitario salentino dovrà valutare le condizioni di Diniz, D'Ambrosio, Falco, Beretta e Martinez. Intanto proseguono le trattative di mercato. Nella giornata di ieri è stato ceduto all'Aquila Di Maio. La sua partenza ha liberato una casella in difesa che verrà occupata da Ferrero. In dirittura d'arrivo anche l'ingaggio dell'esterno Dumbia, mentre è quasi fatta per lo scambio con la regina Benassi Melara. Intanto è stato ceduta anche l'esterno d'attacco Rosafio, che si è accasato al Viareggio. Rimane sempre fortissimo l'interesse per Carcuro della Ternana e del vecchio in forza al Grosseto. La trattativa per quest'ultimo sembra essersi nuovamente arenata a causa della riluttanza di D'Ambrosio ad accettare la destinazione toscana.